È profondo rosso per quanto riguarda i mercati, cosa sta succedendo in diretta in questo momento in live? Mercati americani quasi meno 3, S&P 500 meno 2,30, il Nasdaq crolla anche Italia quasi meno 4, Germania meno 4, Bitcoin non regge meno 3,80, ma meglio ovviamente in base alla sua volatilità anche degli altri mercati. Va giù anche l'euro di poco, insomma, ragazzi, profondo rosso. I mercati stanno andando a fare quello di cui vi ho parlato la scorsa settimana nel video di analisi dei mercati finanziari completi, quindi l'analisi ciclica che riguarda anche i mercati finanziari americani, non soltanto Bitcoin. Probabilmente abbiamo Nasdaq e S&P 500 che stanno andando a fare la loro chiusura ciclica mensile che dovrebbe avvenire verso la fine del mese di giugno. Ne abbiamo parlato tantissimo e sembra che il mercato abbia abbracciato questo momento. Quindi tutto è perso, stiamo andando di nuovo verso un crash dei mercati. Io non credo che sia così in questo momento. Ovviamente un meno 3 sui mercati old, ragazzi, è un crash, inutile negarlo, però è anche atteso, era anche atteso, lo sapevamo perché abbiamo analizzato la scorsa settimana, chi di voi era con me, ho analizzato i mercati, vi avevo fatto vedere la possibilità che i mercati, soprattutto S&P 500, avevamo guardato anche una figura di price action su S&P 500, avevamo visto che i mercati potevano andare a fare questa chiusura, ragazzi, quindi era attesa. Le cose attese spaventano di meno. Ma facciamo un'altra cosa nel video di oggi. Andiamo a vedere quello che sta succedendo in real time, ma andiamo anche a capire dove possono arrivare i mercati, perché potrebbero lanciare anche un'occasione di buy, un'occasione di acquisto, perché no? Potrebbe avvenire a momento. Bene, ciao a tutti, quindi bentornati. Prima di andare sui grafici, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Fatemi sapere cosa state facendo voi, come state operando sui mercati, quanto sono belle le volatilità, ma quanto rischio c'è anche su questi mercati, ragazzi. A volte sembra che i mercati hold siano fantastici, salgono e basta, non è per niente così. Quando vi siete messi dentro a fare trading, a lavorare, vi rendete conto quanto è importante la formazione sul trading e sugli investimenti, la capacità di saper investire anche sui mercati hold, ragazzi, ma soprattutto sui mercati hold, perché sono estremamente complessi anche da tradare. Va bene, allora andiamo subito a vedere davanti a me. Ho qui il grafico in questo momento. Questo è S&P 500, il future. Il grafico è quello che abbiamo visto la scorsa settimana. Vedete un po' quello che vi avevo già accennato nella scorsa settimana, la fase ciclica. Vi avevo detto attenzione a questo punto qui, il mercato andrà in fase ciclica, dovrebbe andare a chiudere, così sta facendo il ciclo mensile, ragazzi. Come è stato sviluppato questa fase qui? Questa fase qui è stata sviluppata in questo modo, da un punto di vista ciclico. Vedete, la rottura di questa nuova fase dovrebbe indicare una fase di questo tipo, quindi una struttura che va e volge al termine della sua ciclicità. Quando, ragazzi? Beh, tra qualche giorno, quindi in realtà questa fase potrebbe essere estremamente pronunciata rispetto al solito, ragazzi, e non dobbiamo non tenerla in considerazione perché è importante valutare dove potrà in effetti andare a appoggiarsi il mercato. Guardiamo subito supporti, i supporti dell'S&P 500. Allora, intanto vi ho aperto anche l'altra media che era chiusa, era diciamo non visibile. Allora, vedete questa qui, ragazzi, questa è la media a 22 periodi che io utilizzo sul grafico daily per livello di spartiacque nel breve periodo. Insomma, la potete utilizzare anche voi, 21-22 periodi, ragazzi, è estremamente utile per farvi capire nel breve il mercato se in trend rialzista o ribassista. Come vedete, nel breve ancora e siamo al rialzo, però questa media è il primo livello di supporto che il mercato potrebbe raggiungere. In questo momento è intorno, vedete qui, a 2950, livello di supporto anche abbastanza rilevante per S&P 500, perché coincide con i massimi di questo ciclo precedente. Vedete questo qui?
che era stato quello dai minimi del Covid fino al maggio, quindi al 15 di maggio. Vedete, questa parte in questo momento, questo livello rappresenta il primo livello di supporto che il mercato dovrà affrontare, perché il primissimo livello di supporto lo sta affrontando in questo momento, ovviamente sono i 3.000, supporto psicologico, però ragazzi, quello un po' più valido da un punto di vista di price action è quest'area qui tra i 3.000 e i 2.960. È solo una ripresa al di sopra di questi livelli, quindi io direi 3.170 garantirebbe una nuova fase rialzista per il mercato americano, quindi di questo tipo. Al momento quello che valuto è una fase di close ciclica assolutamente attesa che potrebbe attestarsi anche al di sotto di questo livello di minimo che coincideva nei 2.920. Quindi attenzione in questo momento magari ad assumere delle posizioni in questa fase, ve l'avevo già accennato la scorsa settimana, è una fase estremamente delicata per i mercati. Sappiamo bene che l'economia, i fondamentali sono quello che sono, quindi in questo momento i mercati finanziari ne stanno magari tenendo conto, anche perché gli earnings non sono stati buoni per il Q2 e nel momento in cui stanno arrivando i primi risultati, forse i mercati si rendono conto che c'è stata una sovrastima di quello che poteva essere la capacità di ripresa del sistema economico. Quindi facciamo attenzione, ragazzi, perché è una fase di non chiarezza, ma rendiamoci sempre conto di quello che sono queste realtà, cioè il trend dei mercati hold e rialzista. Questa è semplicemente una fase di close ciclica attesa, ma dalla fine di questa fase ciclica, ragazzi, è attesa per i primi di luglio, ma potrebbe avvenire anche un po' prima, perché vedete, la precedente è durata circa 50-52 giorni, quindi potrebbe avvenire intorno al 3-6 luglio. Io ho messo un po' più lunga, in questo momento mi tengo un po' con maggiore spazio. Andiamo a vedere invece Nasdaq quello che fa. No, Nasdaq vedete intanto che è completamente diverso rispetto ad S&P 500 perché è tendenzialmente molto più rialzista. Intanto sta di nuovo tornando a testare questa fase, questa area intorno ai 9.760-9.500 e sarà un'area importantissima, ragazzi, soprattutto quella di questo minimo. Minimo che per quanto riguarda il Nasdaq, vedete, coincide con i 9.360. Questa qui, ragazzi, adesso lo scriviamo perché tecnicamente è un minimo importante in questa fase di transizione. Il mercato potrebbe anche decidere di non arrivarci mai qui, a differenza dell'S&P 500 che è più debole, Nasdaq potrebbe anche non arrivarci. Però ragazzi, dobbiamo tener conto che anche qui probabilmente assisteremo a una fase di close di questo tipo. Qual è il livello nuovo massimo che è avvenuto ieri e va tenuto in considerazione? Perché solo ieri il mercato americano tecnologico era sui massimi storici, quindi i suoi ATH. Insomma, ragazzi, sì, fase di riposo sui mercati era attesa, non vi nascondo. Io sto preparando una serie di armi da un punto di vista di trading e utilizzerò Bitcoin per fare delle operazioni su Nasdaq. A tal proposito, ragazzi, vi invito domani a una live con cui nella quale parlerò di come ho intenzione di agire da un punto di vista di trading su questi mercati utilizzando Bitcoin. E alle 18 di pomeriggio domani facciamo live, ragazzi, stiamo insieme un po' un'oretta circa, ci facciamo anche tante domande, quindi non mancate domani Bitcoin, valuta Bitcoin per comprare S&P e Nasdaq e fare trading alle 18. Bene, ragazzi, allora i livelli di supporto per quanto riguarda Nasdaq sono il primo è questo qui, la media a 10-11 periodi, questa che vedete la gialla, questa è la 22, è lontanissima la 22. Quindi io direi di considerare questa fascia in prima analisi, ragazzi. Questa fascia qui mi piace moltissimo ed è una fascia di supporto. Poi al di sotto c'è quest'altra fascia di supporto per quanto riguarda Nasdaq. Io la considererò, ma agirò su Nasdaq 100 utilizzando dei sistemi su
Time frame orario, quindi un po' veloci ragazzi, un po' da trader, perché per posizionarmi su questo mercato, un mercato forte secondo me, veramente molto forte, preferisco farlo su time frame più piccoli utilizzando le mie varie strategie di trading in maniera più immediata. Per chi di voi fosse magari in attesa di, di una position più lunga, magari aspetterei la close di questo ciclo mensile. Ragazzi, il problema è che aspettando poi a volte il mercato vi parte in faccia, quindi dovete essere bravi. Comunque, parliamoci chiaro, un po' i trading, ragazzi, serve un po' a tutti, anche a chi vuole fare semplicemente investimenti. Le basi dovete averle per operare sui mercati. Allora, andiamo a vedere anche Italia. Velocemente, Italia ha chiuso in questo momento. Vedete che il mercato italiano aveva fatto questa bella ripresa. Adesso candelone che è ritornato giù. Qui, insomma, ragazzi, però l'Italia si difende bene. Se pensate che questo, diciamo, è l'S&P 500 un po' più deboluccio negli ultimi 10 giorni rispetto anche al nostro indice. La stessa identica situazione anche degli altri mercati. Ancora una volta, la ciclicità di mercati piccoli come quello italiano è molto simile a quella di S&P 500, quindi è degli americani, quindi torniamo in aria i primi di luglio per avere la conclusione magari di questa prima fase. Io starei un po' sulle difensive per quanto riguarda Italia, ma perché no, ragazzi, ci sono alcuni titoli che sono ghiotti, io ne ho parlato anche tempo fa e possono essere considerati. Per quanto riguarda invece TAX, simile, veramente estremamente simile a S&P, ragazzi, non so se vi rendete conto, sembrano identici, incredibile. Vabbè, allora anche DAX 30 e il mercato, l'indice mercato tedesco sta facendo la stessa identica struttura ciclica. Siamo in fase di attesa, ragazzi, anche qui intorno ai primi di luglio. Quali sono i livelli importanti? Questo per quanto riguarda Nasdaq 11 e 5 è un livello estremamente scusate, per quanto riguarda il DAX è un livello estremamente rilevante. Potrebbe però, ragazzi, andare a romperlo o magari testarlo, soprattutto in questa fase di chiusura, magari fare una cosa del genere. Io attendo anche qui, utilizzerò la tecnica che ho spiegato nei miei corsi, la buy the dip, per entrare su questi mercati a un'eventuale inversione. Chi di voi ha fatto i miei corsi, ragazzi, sa quello di cui sto parlando, perché è una tecnica bellissima. In questi frangenti si usa in una maniera spettacolare e funziona alla grande, quindi userò quella tecnica che spiego in quel corso. Andiamo a vedere poi infine il petrolio. Ragazzi, allora qui abbiamo sempre il problemino famoso della famosa candela del petrolio. Vediamo se riesco a non far aggiornare. Ecco qui, ragazzi, era bloccato il logaritmico. Allora, vedete qui, anche per quanto riguarda il petrolio, siamo in una fase di attenzione. Siamo di nuovo sulla sua media a 10 periodi. Questa è quella a 11. Ragazzi, bisogna fare attenzione perché anche il petrolio, vedete, non è riuscito a superare il gap che era precedentemente stato aperto prima del disastro in pratica del Covid. Il suo livello di supporto è questo qui, 34 dollari. Al di sotto di 34 dollari è estremamente rischioso stare su questo mercato. A me già non piace di suo. Quindi, ragazzi, chi di voi magari può ancora delle operazioni long potrebbe già iniziare a pensare di uscire da questo mercato qualora ci fosse un break di quest'area per il breve periodo. E poi magari per investimenti di lungo, forse qualche mesetto potrebbe ancora andar bene, però è estremamente rischioso, quindi fate attenzione anche al petrolio. Bene, ragazzi, allora per oggi è tutto. Vi ho fatto vedere tutti i grafici, le analisi, era una fase attesa, vi ho indicato i livelli di supporto, quello che dovete fare e dove dovete guardare per tenerli monitorati. Chi è trader in queste fasi si diverte, ve lo garantisco, non poco, perché comunque i mercati volatili danno grandi soddisfazioni se sapete dove mettere le mani. Abbiamo visto un petrolio meno 6 oggi, ragazzi, meno 6 è una bella percentuale per fare trading, ok? Bitcoin oggi non l'abbiamo visto, ma ve l'ho fatto vedere tempo fa, ragazzi, l'altro giorno. Bitcoin sta facendo anche lui questa fase di riposo, probabilmente andrà in chiusura ciclica. Se dovessero esserci degli aggiornamenti rilevanti, li vedremo, come sempre, sul mio canale. Bene, ragazzi, ci vediamo domani. Per chi di voi parteciperà alla mia live alle ore 18, sempre sul canale Trading Onno. E per gli altri, al prossimo video. Ciao a tutti!